Il testamento di Anna. Il fiore della mia vita avrebbe potuto sbocciare da ogni lato se un vento crudele non avesse impedito la crescita dei miei petali proprio sul lato che voi del paese potevate vedere. Dalla polvere levo la mia voce di protesta. Voi non vedeste mai il mio lato fiorente. Da me le vibrazioni di una musica immortale, da me il perdono di milioni verso milioni e il volto generoso di una nazione luminosa di giustizia e di verità. Io sono Anna, che dorme fra queste erbe. La sconfitta della cultura. Di chi è la sconfitta più grave in tutto questo che è accaduto? Vi era bene qualcosa che attraverso i secoli ci aveva insegnato a considerare sacra l'esistenza dei bambini. Anche ogni conquista civile dell'uomo ci aveva insegnato che era sacra. Lo stesso del pane, lo stesso del lavoro. E se ora milioni di bambini sono stati uccisi, se tanto che era sacro è stato lo stesso colpito e distrutto, la sconfitta è anzitutto di questa cosa che ci insegnava l'inviolabilità a loro. Questa cosa non è altro che la cultura. Lei, che è stata pensiero greco, ellenismo, romanesimo, cristianesimo latino, cristianesimo medioevale, umanesimo, riforma, illuminismo, liberalismo, eccetera, eccetera, non vi è delitto commesso che questa cultura non avesse insegnato a esecrare già da tempo. Anna. Piccoli occhi masticati dalla follia, piccole mani chiuse, straziate dall'odio dei lupi affamati, piccolo corpo offeso e divorato dai lunghi denti della barbarie e della gramigna che fiorisce ovunque, piccola donna senza futuro, io, secolo ambiguo, bugiardo e non civile, ti chiedo perdono.